Sorge un nuovo giorno e tutto si appresta a prendere vita. Che bello quando tutto si riaccende. Anche i nostri occhi si aprono e abbiamo la grazia, la possibilità, l'opportunità di vivere un nuovo giorno. È vero, quante difficoltà abbiamo. Quante prove affrontiamo, ma siamo qui, siamo sotto questo cielo, possiamo godere di un nuovo giorno e possiamo invocare l'amore misericordioso di Dio. Non arrendetevi mai. Io vorrei farvi leggere ogni tanto le centinaia di mail di sofferenza o messaggi che ricevo su Instagram di dolore, di afflizione, eppure questo mi aiuta a dire: Signore, continua ad usarmi come strumento per portare un po' di pace. Io e te, Signore. E allora ricordatevi che tutti possiamo essere strumenti belli di pace, perché quante persone incontriamo, sorridete di più, gioite di più. Siate più attenti perché potete incontrare sempre un fratello bisognoso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affidiamoci alla Madonna in modo particolare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Oggi, alle 15, meno qualche minuto, la coroncina alla Divina Misericordia, alla presenza di Gesù e Eucaristia. E alle 17:20, segnatevi questo appuntamento, preghiamo il Santo Rosario di liberazione. Tutti abbiamo bisogno di essere liberati da qualcosa. Pregheremo insieme il Rosario a Maria. Vi voglio bene. Oggi sorridete un po' di più e dite: Gesù, confido in te.